come hai detto che queste sono le sagne. Sagne stracciate si chiamano in Abruzzo, Stracciate, del ecco. quale, aspetta, ce l'abbiamo due tassoni, mica solo uno. Beh, vabbè, ma per far capire di che si tratta, va bene anche Fa vedere questo. pure quanto abbiamo Cioè, lavorato. che tu il pomeriggio ci fai sentire in colpa. Mettiglielo più No? inclinato, che si Sì, veda più inclinato. si vede con la zoomata pure tutto. Bene, Queste adesso bene. ce le mangeremo noi. Beh, Mica insomma. tutte, insomma, non farla in Boh, colpa, Molto bene, signori. Allora finiamo le nostre operazioni pre-viaggio. come si dice, ti fa Ecco, tutto ciò da un comunque. altro punto di vista, un'altra prospettiva. Qui il nostro cuoco. Ma tu preferisci prepararle cotte di modo Quelle che che. avanzano le lascio seccare. Queste quelle che mangeremo adesso noi. Poi quell'altro vassoio, intanto ne faccio ancora un po', quindi dell'altro vassoio una metà forse ce la stampamos, come si dice, che se la trangugiaremo, ce la sgargarozzeremo, si dice, no? Ce la stendiamo, Ah ecco, sì, me ce la la sono stesa, stendiamo. sì. Questo nelle ultime. Ecco, quindi, però me ne avanzerà magari un mezzo vassoietto che lascio che si secchi e la farò domani o dopodomani, insomma, quando, una volta che è secca si mantiene, quindi la farò nei prossimi giorni, solo che l'ho fatta un po' abbondante perché così non sto a trafficare. Cercheremo di farla avanzare perché vuol dire che non è che dobbiamo sgargarozzarci per forza tutto ciò. Un vassoio è andato. Bene, il cosinero. Con la parannanza, come diceva Amaya ieri. Una parte la faccio, però il resto lo faccio seccare, lo faccio asciugare. Non è che ci mangiamo tutta questa pasta, però quella lì è la nostra razione di questa sera, quello sì. Quello sì. Beh, quello che ci andrà. Se non si finisce non c'è problema. Però c'è quella nostra e quella di Rossi, con il sugo a parte per la ragazza che non vuole gli oli perché deve mantenere la linea. Lei che è la metà di noi. Brava, non si dicono queste cose che rimangono poi registrate nella videocamera. Come ti avventuri a dire queste cose? Perché noi ci si vede. Se tu dici che la metà di noi, già capiscono che attendrà una silhouette invidiabile. Mentre noi stiamo con la pasta fatta in casa, con le parannanze, con i tempieh, cioè con gli antipastini. Non hai menzionato gli antipasti, Non li ho menzionati perché stasera non abbiamo fatto la solita esibizione che li mettevamo là. Beh, andiamo a io non l'ho fatta per cambiare, dico, non so, dico, forse per cambiare non. magari ne va.
Stasera gne va. Le cipolle caramellate non gli vanno. Infatti, per quello non ho fatto l'esibizione, non per altro. Le vado a prendere, va? Di aspetto strano e di colore è una cipolla caramellata, cioè veramente una cipolla deliziosa. Non so se ci metti lo zucchero che no, c'è. No, ha detto di no. No, no, è il dolce suo. Alcuni ce lo mettono, però. Quindi viene questa specie di caramello, eccola là. Giustamente il mito della pasta a mano, dai. Niente acqua. Acqua diamante. Certo, cioè questa ti fai un bel bibitozzo. Antica, ecco. Ecco il cosinero, vai, vai cosinero, vai, vai, venga, 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 venga cosinero, venga, il sorriso del cosinero. Che è questo cosinero? È quello che ti sei mangiato ieri sera, che è pieno di proteine. E tofu. Bravo.